Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di 7 consigli che secondo me sono fondamentali quando si acquista un'auto a GPL, cioè che cosa dobbiamo fare, che manutenzione dobbiamo fare e tanti altri accorgimenti. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like e di condividere questi video, mi raccomando, anche sui social, su Facebook. Io di solito condivido questi video su Facebook, voi ricondivideteli. La prima cosa che mi sento di consigliare a tutti è questa: riserva benzina. Non si deve girare in riserva di benzina, perché dato che noi a GPL siamo abituati a prendere e utilizzare la macchina sempre solo a GPL, molto spesso succede che lasciamo l'auto in riserva di benzina. Il problema è che nel serbatoio della benzina, come vi ho fatto vedere altre volte, perché ho fatto già un video sulla sostituzione della pompa della benzina, c'è il serbatoio che è una tanica dentro il quale è inserito una sorta di candelotto, che è questo, che è la pompa della benzina. Questa pompa qui è a immersione, vuol dire che sta immersa nel carburante. Quindi cosa succede? Se questa qui si ritrova senza carburante, perché siamo sempre in riserva, c'è il rischio che potrebbe, anziché tirare carburante dentro di sé, potrebbe tirare l'aria. Se tira l'aria rischiamo di bruciarlo e quindi bruciamo la pompa della benzina. La seconda, usare l'auto a benzina. Questa qui è una vecchia regola che in realtà nei motori un pochino più recenti è una regola che è un po' dibattuta, cioè c'è un sì e un no. Degli impianti GPL più avanzati molto spesso non c'è bisogno di questo accorgimento qua. Quando utilizziamo l'auto GPL, alcuni impiantisti danno delle extra iniettate di benzina nella mistura di GPL, eccetera. Questo perché il GPL è molto secco e le valvole si scaldano molto e si rischia di usurare le valvole. Questo è uno dei danni, poi dopo ce ne sono sicuramente anche altri, ma di base è una questione legata alle temperature e alla secchezza del carburante. Questa è una cosa che io faccio comunque vada, anche se l'impianto GPL recente non mi frega, quindi ogni tanto, ogni 2-3 pieni faccio un po' di giri a benzina. La terza cosa che mi sento di consigliarvi è la pulizia degli iniettori. Questo in realtà riguarda sia il GPL che la benzina. Io faccio entrambe le cose. Negli impianti moderni pulire gli iniettori è abbastanza semplice perché sono tutti completamente smontabili e revisionabili, come vi ho fatto vedere in un video recente. La pulizia degli iniettori è fatta in questa maniera qui, cioè che smontiamo gli iniettori, li attiviamo fuori, li puliamo, li smontiamo, eccetera. Ovviamente ci dà una garanzia del fatto che gli iniettori siano perfettamente puliti e non puliti forse con degli additivi. Manutenzione. Nella manutenzione in realtà ci sono diversi aspetti. Sono i filtri, che c'è sia la fase gassosa che la fase liquida. Molto spesso il filtro che viene cambiato dai gasisti è quello della fase gassosa, cioè quello fatto in questa maniera qui, che ormai forse chi mi segue lo sa, conoscerete bene, che è quello subito prima gli iniettori. Ok, quello dopo il vaporizzatore e subito prima gli iniettori, tra il vaporizzatore e gli iniettori. Questo filtro qui, ovviamente 10 euro, si può proprio staccare dai tubi e si ricollegano i tubi, fine. Quindi non c'è tanto da sapere, tanto da fare. Questo va sostituito almeno ogni 10-15 km. Io ho constatato che anche dopo 20.000 non succede niente. Il problema è che questo qui è la fase gassosa, che è quello successivo però alla fase liquida, cioè quello che si trova all'interno dell'elettrovalvola. Voi sapete, se mi seguite, che dal serbatoio del GPL parte un tubo, arriva nel cofano motore. Nel cofano motore incontra un'elettrovalvola, che è un affarino fatto in questa maniera, più o meno così, con un tubicino di entrata e uno di uscita. Praticamente qui all'interno c'è un filtrino. Questo filtrino non viene mai sostituito dai gasisti. E qual è la soluzione? Che tanto prima o poi si intoppa, perché se è un filtro è fatto per essere sostituito. Prima o poi si distrugge perché diventa completamente carbonizzato e vi cambieranno completamente l'elettrovalvola. Parliamo di centinaia di euro, 120 euro, contro i 3 euro del filtro. Chiaro che se uno cambia il filtro questo diventa eterno, perché comunque è un marchingegno fatto tutto di metallo, quindi alla fine. Il problema è che i gasisti sono così intelligenti da non cambiarvelo, perché è un po' complicato da sostituire. Semplicemente, cioè ci si perde un po' di tempo e non so perché, ma i meccanici non hanno voglia di farlo. Quindi la pigrizia poi costa a noi 120 euro ogni tot tempo. Un'altra cosa che fa parte della manutenzione e che i gasisti non fanno, ovviamente, e che non vi dicono che neanche c'è da fare, cioè questo vi dicono che non esiste praticamente. E anche il vaporizzatore è una di quelle chimere che non si capisce se esiste o meno. In realtà esiste. Il mestiere del vaporizzatore è semplicemente far vaporizzare il GPL, renderlo gassoso, e in fase gassosa poi entra attraverso
questo filtro qui e poi va negli iniettori e quindi nel motore. Allora, il vaporizzatore è un affarino tondo, ve l'ho fatto vedere perché io ho fatto ovviamente la revisione e l'ho messo nei video che ho fatto. È un affare tondo così, con dei beccucci così. Qui scorre il liquido di raffreddamento del motore. C'è un tubo d'uscita e un tubo d'entrata. Il GPL entra in fase liquida e esce in fase gassosa. All'interno ci sono membrane, guarnizioni, eccetera, eccetera, che col tempo si logorano. Andrebbe semplicemente smontato, aperto, sostituite le membrane fine, al costo di 20 euro le membrane. E la soluzione dei meccanici è sostituire tutto il blocco. Loro vi smontano questo, vi montano quello nuovo. Grazie. Quindi così sono buoni tutti. Occhio al rifornimento. Prediligiamo dei benzinai che hanno gli impianti nuovi, perché gli impianti nuovi hanno dei filtri nuovi e quindi il GPL che vi viene servito probabilmente è un pochino più pulito. E parliamo degli additivi. Io ho fatto un video sugli additivi tempo fa e non è che sono contro gli additivi, però questo tipo di lavori qui non li sistemi se utilizzi gli additivi. Cioè, il vaporizzatore non si pulirà e non si revisionerà se utilizziamo degli additivi, l'elettrovalvola non si stopperà se utilizziamo degli additivi, perché qui c'è un filtro che è di carta e quindi c'è poco da fare. Questo filtro qui non rimarrà più pulito perché è un altro filtro di carta che assorbe un sacco e tutte queste parti qui, quando noi mettiamo una cosa, un additivo nel serbatoio del GPL, l'additivo passa per tutti questi filtri prima di arrivare agli iniettori, quindi boh, vedo la cosa un pochino problematica, quando poi in realtà se non siete i tipi da smontare un po' le parti, pulire, smontare gli iniettori, allora io vi consiglio vivamente degli additivi. Una volta ogni 4 pieni utilizzatene uno e via. E un'altra cosa che secondo me è fondamentale soprattutto adesso, perché arriva l'inverno, è quella di scaldare l'auto. Il vaporizzatore riesce a vaporizzare il liquido in entrata perché questo marchingegno si scalda, ok? Il refrigerante in questo caso non serve a raffreddare questo macchinario, ma serve a scaldarlo. Quindi finché non raggiunge la temperatura, l'acqua non raggiunge la temperatura di 35 gradi, quindi che è in grado di scaldare questa parte qui, quindi il vaporizzatore, il GPL non può entrare in funzione perché non riuscirebbe a passare dalla fase liquida alla fase gassosa che gli serve per andare poi negli iniettori. So che ci sono altre cose a cui bisognerebbe fare attenzione quando si scalda l'auto da fermi, ma non vi sto dicendo di stare 10 minuti fermi con la macchina a sgasare, vi sto dicendo di rimanere un minuto almeno, un minuto e mezzo, due, ecco, con l'auto al minimo, al massimo su di giri verso i 1800-2000 giri. È un consiglio che mi sento di darvi, poi ovviamente ognuno fa come crede. Ragazzi, questi secondo me sono i 7 punti a cui bisogna fare attenzione quando abbiamo un'auto B-fuel, quindi GPL in questo caso. Vale lo stesso per il metano. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!